Hello ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Horizon Zero Dawn Forbidden West. La scorsa parte abbiamo aiutato Morlund a cercare un pezzo per un suo esperimento. Lui voleva in pratica ricreare una mongolfiera. E fin qua tutto a posto, no? Quindi ritorniamo giù di sotto, prendiamo il bruciatore che serve per creare tutta l'aria calda, eccetera. Uccidiamo qualche macchina qua e là, glielo riportiamo e ok, fino a che non lo accende e vuole che ci facciamo un giro. Che cosa può andare storto in una mongolfiera primitiva? Tutto! Siamo in mezzo delle tempeste di sabbia, Morlun, ma che cacchio fai? E infatti siamo caduti e siamo stati poi attaccati da una vistempesta. Molto bella la vistempesta, comunque, le hanno fatte molto molto bene. Attualmente una delle best macchine. Cacchio, ma io qua sotto ho un botto di roba. Dov'è la quest di Etere? Qua. E quello lungo è quello che dovevamo prendere i tempi. Allora. Buoni, eh. Buoni un attimo perché dobbiamo pensare a cosa fare. Adesso che siamo qua, abbiamo questo campo dei ribelli qua. Possiamo andarci a togliere anche questo campo di ribelli. Poi in realtà ce ne sarebbe un altro più in alto. Però, ma tra l'altro era sotto un. Sì. Quanti cacchio di Horus ci sono, raga? Ma è pieno! È pieno! E qua tocca recuperare davvero tutto perché. Devo portarlo a un tintore. Abbiamo usato. Abbiamo usato un sacco di roba, anche di pozioni, anzi. Posso anche rifarle. Fammi questa, che mi sono servite. Curativa media, va bene. Devo aumentare lo spazio delle pozioni curative perché possiamo tenerne solo tre. E quelle tre purtroppo non sono tre. Tre medie, tre piccole e tre grandi. Sono tre o tre medie o tre piccole o tre grandi. Un campo ribelle. Conviene quindi magari farle grandi perché abbiamo la vita da recuperare, però. Che ci fanno qui? Abbiamo un sacco di cose. Oh cacchio, ma è grosso questo. Ok. No voltoio. Mi hanno vista. Oh shit. Questo è un problema. Guardalo. Anche gli altri mi hanno visto, vero? Vabbò, via, si va. Mi inizieranno a sparare anche gli altri, suppongo. Tanto stanno urlando. Ce n'è uno dietro? Sì. Salve. Salve. Cosa c'hanno laggiù? Bim. Dovresti fargli un colpo, vabbè. Sarebbe da provare a fare anche la. Fare lo scavazzanna. Non posso far saltare in aria? Gli ha messo le protezioni? È successo? Aspetta. Bello! Ok, uno è morto. Occhio con lo scavazzanna. Ho fatto un qualcosa con quel. L'avete visto, vero? Cioè, sono riuscito a colpire il cerchio. Chi è? Eccolo, guardalo. Ehi. Anche lui ce l'ha. No, niente, è morto. Ce l'aveva anche lui. Probabilmente era un qualcosa di.
di fai più danno. Ottimo. Un cecchino, raga. È ancora vivo? Dai, non mi far usare le frecce, che palle. È qualcosa di da mangiare, tipo, no? Allora, buoni, eh. Buoni un attimo. Arrivo anche da voi. Volevo giusto vedere se... A parte, ecco. Che mi serve. Due pozioncine. Nessuno? Nessuno. Hanno altre macchine? Non sembra. Allora, c'è lei lì. Ok. Entrata. Se voglio che... Ho sentito... Ho detto... Oh oh. No, non ci sono le guardie all'entrata? Oh oh, c'è una lì. Piano. Non ci sono più le guardie all'entrata, raga. Allora, c'è uno là sopra. Corruttori. Ho ricavato il mio modulo di override da uno di essi. I ribelli hanno avuto la stessa idea. Corruttore. Come corruttore? Un cannone di razziatore lì dentro. Non dovrebbero essere in molti, comunque. A vederli. Non puoi dire di avermi visto. Non mi hanno visto. Bello sto 390 in testa. Un po' godereccio. Campione ribelle. Probabilmente lui è quello grosso, eh. Occhio. Ci sono tracce del nemico. C'è uno scudo in mano? Dite che mi ha visto? Dite? Sei un grande, amico. Lascia che te lo dica, sei proprio forte. Un bel cacchio di scudo. Aiuto! Sto bloccato, aiuto! Vieni fuori? Vieni fuori? Dai! Eh no. No, ci sono quelli là con le bombe. Perriato. Come era per togliergli lo scudo? Due. Tre. Quattro. No? Piano! Passa lì, passa. O comunque sono stupidi, eh. Cioè, alcuni sono veramente stupidi. Se mi tocca bere le pozioni per niente di vita. Chi è che mi sparava le frecce? Dai. Aspetta che non mi hanno visto. Pick!
servono regalla. Ok. Ui. Te vedo che c'è la capoccia scoperchiata. Pericoloso, eh? È pericoloso, occhio. No! Che è successo? È stato colpito da qualcosa. Non ero io. Anche te? Guarda le tecniche che hanno anche loro comunque. Sparano e tipo saltano via. Ma chi è? Hai fame? Vieni giù? Quanti cacchio siete? Tocca andare così. Via. Dai. Oh. Questo è stato un po' pesante, lo ammetto. Ci muoio. Sono incastrato. Sono incastrato, raga, non ho più vita. Niente, non ho le bacche. Via. Tocca fare una piccola fuga. Addiziono le bacche. Allora. Ok, non pensavo potesse essere così grosso. Da sushi, sì. Fai vedere lui cosa aveva di bello. Niente. Oh, c'avete delle bacche qua però. Grazie. Queste le accetto volentieri. Quanti siete ancora? Vorrei capire anche quello. Qua vedo che avete un sacco di roba buona però. Aspetta. Maybe? No. 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 Mazza, oh. Credi che ora ci stia guardando? Sì. Non puoi sparare dalle dietro, eh? Sì, puoi. Godus. Pezzente. E le tue cacchie di frecce infuocate. Poi? Forza? Altri? Chi è? Chi è stato? Esci fuori. Dai. Non la passerai, Lucia. Come? Scarica. La sua vita. Sì. Ammazzo anche il peccari, ammazzo. Una strage. Ammazzo tutti. Ce ne sono altri, eh. Manda, manda. Ok. E via. Guarda lì, nella fronte gliel'ho messa. Sbam. Ce ne sono ancora. Ce ne sono molti. Fuck. Questo serviva a tenere ferme le macchine.
Ah, questo. O quasi. Ecco cosa usano i ribelli per controllare le macchine. Se me ne sbalanzassi, i ribelli non potrebbero più dominarle. Non mi arrendo. Ma raga, ma mi ha tirato un sasso, avete visto da dove? Oh cacchio, ma questo è grosso, mi sa. Porca merda. Porca vacca, questo è grosso, sì. Puttuncine. Dai calmo, amico. Cacchio, è un martello di Monster Hunter, c'hai. No, non gli faccio niente col veleno, comunque. Non lo soffrono. Sì! Io voglio togliergli il robo. Bellissimo. Sì, vabbè, ma raga, ma che cacchio è Hulk? Cioè, raga, è Hulk, davvero. Raga, è pericolosissima sta roba, eh? Non posso più sparare. Fin lì. Se non fosse morto, avrei perso. C'è altra gente! Che cosa ci fa? Va bene, non sono pacifici. Emissari dei figli di Prometeo. Modulo di override. Allora, con questo overridano le macchine. Devo trovare il loro capo. Per farli sloggiare da questo posto per sempre. Cioè, non siamo neanche al loro capo? Con tutta la gente che abbiamo ucciso? Caldo allucinante. Qui sono tutti morti che magari provavano a overridare. Tutti cadaverati. Manticeria. Ma scusa un attimo, non c'è un... No? Trova l'ingresso della zona fortificata dell'accampamento. Siamo dentro, siamo, non c'è bisogno di trovare l'ingresso. Ce lo siamo creati l'ingresso. Quelli mi sa che sono da far saltare. Possibile. Aspetta. Maybe. Forse questo è l'ingresso. Se non ci fossero i contratti di recupero di Keruf là dietro, li mortacci sua. È da qui che controllano il campo. Trovato. E quello mi sa che è il capo, vero? Credo sia il capo. Guarda tutti i detriti. Straniera è tornata. Lei è qui. Dite che mi hanno visto? Ti dico che l'ho vista. È in sua traccia. Vieni qua, vieni. Non lo ammazza. Si comincia. Quasi.
Va bene. Va bene comunque. E adesso mi diverto io. Guarda il corruttore. Non so proprio dove ho la testa. Colpa mia. Abbiamo fatto bene a dare un emissario. Campione ribelle. Buongiorno. Piano, 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 piano. Piano che affetta lui, oh. Passa qua in mezzo. Non è passato. Ce la siamo rischiata di brutto per questo, eh? Cioè, ho usato veramente di tutto. Ho usato veramente di tutto. Là c'è qualcosa. C'è bisogno di esplodere in questo modo. A tutti i tecnici e gli addetti dei figli di Prometeo. Ho saputo di alcune lamentele. È sempre sta voce misteriosa. Al lavoro, alle condizioni, alle occasionali amputazioni dovute a disattenzioni con le macchine. Quello capita, eh. Lo capisco. La strada è stata lunga, difficile e continuerà a esserlo. Ma la meta è vicina. Questa alleanza darà i suoi frutti, promesso. I Kaja pagheranno per i giorni rossi, col sangue. E con loro tutti i collaborazionisti dell'avanguardia e nella conquista. Quindi sopportate, tornate al lavoro e ricordate sempre, la resa dei conti è vicina. Ma è regalla. I figli di Prometeo hanno sete di sangue. Ce l'hanno con i Kaja e con l'avanguardia. Cos'altro mi nasconde? È regalla. Rotola di pergamena. Ordini per aumentare il numero di macchine da catturare e controllare. Molto male. C'è qualcuno che ce l'ha con i Kaja e se l'è segnata, cioè proprio se è legato al dito la roba dei giorni rossi. Anche i figli di Prometeo sono stati da queste parti. Un modulo di override come il mio. Però è modificato. Per? Deve stare dentro una macchina per funzionare. Ecco spiegata l'attrezzatura là fuori. Quindi loro non fanno un override diverso. Curano la corazza della macchina. Inseriscono il modulo. Inseriscono il modulo di override. I ribelli ricavano i moduli di override dagli antichi corruttori nell'area, che vengono poi modificati dai figli di Prometeo per essere ficcati dentro le macchine. Ora hanno l'ordine di controllarne molte di più. Sarà dura senza quello che ho distrutto. Posso andarmene, oppure eliminare i ribelli superstiti. A ogni modo, il vero pericolo è stato sventato. Dove? Credo siano morti tutti. Cioè, in pratica, noi abbiamo preso l'override da un corruttore e l'abbiamo messo sopra la lancia, ok? Loro cosa fanno? Prendono l'override del corruttore, lo modificano, o almeno lo fanno modificare dai figli di Prometeo. Quindi questo vuol dire che i figli di Prometeo sono più avanzati. Eccomi. Cioè, hanno la conoscenza. Ok. Hanno la conoscenza per modificarlo. E ok. Un drone là. Andiamo a prendere quel drone. Scoprire di più sulle loro operazioni e poi fermarli. L'avanguardia è l'unità di E basta. Cioè, e poi lo mettono dentro la macchina direttamente. Cioè, noi non andiamo a intaccare la macchina, ma loro lo modificano in un modo tale da poterlo inserire dentro la macchina e rimane là dentro. Non è come il nostro. È un override modificato. Ok. Vieni qua, peccari.
Ma il peccari cosa dovrebbe essere? Tipo il capibara? Cioè, sono quei porcellini giganti tipo del deserto, magari, non lo so. Non ho mai sentito come animale il peccari. Potrebbe essere tipo il capibara. Dovrei recuperare un sacco di queste, però. Magari anche dalla base. Possiamo andarle a ritirare dal box, perché sennò è un disastro. Aspetta. Che botta ha tirato. Oh, questi mi servono ogni tanto. Cioè, devo iniziare veramente, devo iniziare a prenderli perché sennò. Sennò, raga, qua non si upgrade niente. Ma potrei farlo tranquillamente off camera. Cioè, vado qua nel deserto, ammazzo un po' di pecari. Si potrebbe anche tornare indietro nell'altro. Cioè, poi vai, ovviamente vai a. Vai mirato. Cioè, quello che ti serve, uccidi. Cioè, io non so se mi servono sti avvoltoi. Però. Soprattutto se mi danno la roba viola è buona. Che è più rara. Allora, c'è un drone. Salve. Qua c'è un rifugio. Perché c'è un rifugio? Ma aspetta. Ma io l'ho sbloccata sta roba. Scusi. Perché non l'ho preso sto drone? Strano. Forse ci sono passato e basta. Sicuramente. È lì, eh? Che giro fai, baby? Dove è andato? Sparito. Devo saltare su quel drone per farlo cadere. Oh, c'è un verdelume là. C'è un verdino. Arrivo a prenderti. Non ti preoccupare. Allora, forse capisco come arrivarci là sopra. Adesso arrivo un attimo. C'è un verdino, eh. Quello non mi sfugge. Dov'è? Vabbè, mi passa di fianco praticamente. Che cacchio di giro. Passa qua, passa. Ci penso io. Porca miseria. Vai bello! Vado a prendere anche il verdino. Non ho ancora controllato se mi vendono delle mappe dei verdini, magari. Nice. Magari qualcuno mi vende le mappe dei verdini. Che mi, cioè, spero. Io spero che non siano limitati. Ecco, in primis. Non so dove sto andando. Non vi preoccupate. 4 su 10. Lo sento ancora. Dove cacchio sono finito? Aiuto! Aiuto! Ok. Dov'è il verdino? Dov'è il mio piccolo? C'è un foraterra. Datemi impazziti? C'è qualcosa? C'è un. Oh! Ciao! Oh.
credo sia uno spettacolo. Sono Marisha e Pepper, stanno facendo tipo una gag, una roba del genere. Mi sembrava un verdone volante quel roba. Niente. Eccolo. Ma è lui? È quello che cercavo prima? Poi un altro. Ma che roba sta girando ancora? C'è ancora lì che vola quello? Come ci arrivo lì? Come che ci arrivo lì? Boh, vabbè, fa lo stesso. Niente, vabbè, l'importante è che abbia recuperato il robo. Ok? L'importante è che abbia recuperato quello. Poi, se quel verdino è unico, nel senso che, non, che devi raccoglierlo per averli tutti, allora trovo un modo per prenderlo. Se non ce n'è bisogno, fa lo stesso. Cioè, se posso potenziare tutte le armi senza prenderle tutti, perché poi magari rispawnano anche. Che ne so. E potrebbe essere che a ogni riavvio rispawnano quei robi. Ok.